300 metri e si trova di fronte a una scritta. Oppure, se vuole, può anche passare di qua. Lei deve andare in Fiat. Sì, deve andare alla Fiat. Al allora se preciso. Scusate, e qui vi assumono gli operai della Fiat? No, qui è muto. Lei deve girare l'angolo. Ma venga, la compagnia non può. Grazie. Lei da dove viene? Da Trevico. Treviso? No, Trevico, provincia d'Avellino. E voi di dove siete? Voi chi? Voi tu. Io sono nato a Torino, mio padre è sardo e mia madre è friulana. Ma lei ha freddo? Fa freddo qui a Torino. Oh, per essere in pieno inverno, oggi è una giornata tiepida, secondo le regole. Meno male. Tu guardi, le offro un caffè, lo prendo volentieri. No, grazie. Lo prende, già pagato, mi ha avanzato. Grazie. Ma è amaro. No, è buono. Grazie. Vede, io lavoro in quel bar. E lei deve andare là, là in fondo, in quel portone verde. Capito. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Beppe, tu? Fortunato. Ciao Beppe. Ciao Fortunato. Mi hanno chiamato adesso, no? Prego. È qui che assumono per la Fiat? Sì. Lei ce l'ha la carta per... Sì, me l'hanno mandata. E allora si passa la visita alle 2:30. Speriamo che ci ingaggiano a lavorare. Sì. Per l'alloggio, come fa lei? Io pago 50.000 lire di alloggio. Lei ci trovi solo la Fiat con 110.000 lire, paga 50.000 lire d'affitto, cosa fai? Dovrebbero fare delle case per gli immigrati, io non so perché. Ma la Fiat non pensa agli alloggi per gli immigrati? Non so, solo qualcuno. Sì, ma bisogna non ci pensa la Fiat? Una piccola percentuale. Sì, ci pensa per chi ha già delle chiavi là, perché chi ha gli alloggi là? Al giorno d'oggi, chi ha la raccomandazione va bene, chi non ha la raccomandazione... La raccomandazione da chi? Dei pezzi importanti che... Così può avere anche una borsa, ho capito. E di cui oggi come oggi si va avanti così qua. Dicino a Napoli c'è un bello cave c'è la rete, se no stai sempre a zero. Beh. Sì, ma qui... Beh. Buongiorno, signor Silvio. Ciao, Fortunato. Ciao, Beppe. Oggi mio padrone mi ha lasciato sul primo. Ah, bene. T'hanno poi preso la Fiat? Ancora non lo so, perché oggi ho fatto soltanto la visita. Poi tra 3 giorni me lo faranno sapere. Va bene. Ma dammi a me la valigia. Guarda che pesa. Stai tranquillo, dalla a me. Guarda che pesa, Porco bastardo, come pesa. Che ci sono dentro, sassi? Mio padre prima lavorava negli altiforni, era molto pesante quello. Sì. Sì, ne subisce il corpo le conseguenze. Mentre lavorava, gli è andata una scheggia nell'occhio. E così si è infortunato. Ah. Allora ha fatto domanda di chiedere trasferimento e l'hanno mandato un altro posto, alla Ricambi. Dice che ci sono dei capi reparti e delle guardie che sono delle proprio delle carogne. Conti che ti prendano? Ma spero. E se non ti prendessero? Cercherò un altro lavoro, peggio. Anche il paese mio fa la neve, ma è più bianca. Ma anche qua è bianca quando cade. E lui che facevi prima di fare il brito? Ho lavorato per conto del Partito Liberale. Andavo in giro in macchina con l'autista della Fiat a portare da mangiare i seggi elettorali. Per conto del Partito Liberale. Ma perché? La Fiat che c'entra col Partito Liberale? Che Agnelli è liberale? Penso proprio di sì. E quanto ti pagavano? 4.000 lire in mezza giornata. 4.000 lire? Alla faccia! Per mezza giornata? Mezza giornata. Non so niente, sono andato al Partito Liberale. Sarei potuto andare allo PSU, ma avrei dovuto farlo gratuitamente. 4.000 lire. In fondo a Torino la ragazza non è un problema. La torinese è libera, indipendente, ma in fondo è complessata. Senti, tu ce l'hai la fidanzata? No, aspetta ancora un paio d'anni prima di legarmi. Andiamo di qua. Comunque, quando porto le commissioni,
Cappuccini, se vedo un paio di gambe non mi giro dall'altra parte. E sabato sera con gli amici andiamo in una balera vicino a casa mia. Così il balletto, il bacino, la toccatina ci scappa sempre. Vedrai che qui nel centro storico un alloggio di sicuro lo troviamo. Ce ne sono centinaia. La bestia di meridionali che cercano ce ne sono a migliaia. Signor portinaio! Signor portinaio! Vedrai che qui un posto lo troviamo, ho già portato un altro mio amico. Signor portinaio! Oh, cosa cercate? Avete mica un alloggio? L'alloggio lo fai per chi è? È per il mio amico venuto sulla velina. Mi piace, ma non c'è proprio niente. Non c'è neanche un prezzo, una distanza libera. Certo, certo. Andiamo, beh. Proviamo un altro posto. La stanza per il tuo amico. Come ha detto? Che ce l'ha una stanza. Hai visto? Abbiamo trovato. Meno male. Raccomando per il prezzo al mio amico. Ma a me può diventare col tuo amico. Ha detto che non vuol certo arricchirsi con te. Beh, io scappo. Il mio padrone è bravo, sì, ma se alle 5 non sono al bar mi licenzia. Sì, sì, vai. E grazie. Grazie di tutto. Figurati. A proposito, ci vediamo. Tu sai dove lavoro io. Io so dove sei tu. Ciao, Fortunato. Ciao, Beppe. Vieni, ti faccio vedere la stanza. Qui c'è la famiglia accanto alla messa. Qui la famiglia Lavaglia che sono in 12. E qui ci puoi abitare te. E la stanza? E questa? Ma c'è il carbone. Il carbone scalda. Quando è acceso? Ora quante storie! O c'è un pezzo? Ce l'avevo letto? No. Voglio provvedere la settimana anticipate, perché ho preso troppe fregature. E vieni qui, sai la luce, ti vai a lavare nel cortile e io ti faccio un po' di posto. Domanda alla signora canta la messa come sta bene qui dentro. Un ambiente normale, vieni a vedere. Oh, Napoli! Ma quante storie vogliono questi Napoli! Senti, sai se qui posso trovare un alloggio? Ma non lo so io. Grazie. Prego. Buongiorno, scusate, io ho bussato qui alla portineria ma non mi risponde nessuno. È il portiere, questa è la donna. Non sapete se qui nel palazzo affittano qualche alloggio? Casfigura che è il portiere, azzardati perché noi hai la soletta notte. Come hai detto? Il portiere dorme di giorno perché di notte c'è del letto un altro. Biglietto? Ho già.
Per stare in stazione bisogna avere un biglietto. Spendi 300 lire per Carmagnola. E stai tutta la notte. E posso dormire qui? Sì. E pure gli altri fanno tutti così? Tutti. Ti perdoni, fino alle 5 e poi per Rinaldi. Chi è Rinaldi? Un poliziotto in borghese che fa la sveglia a tutti i barboni nel treno. Vuoi un arancio? Magari. Sì, prego. E tu di dove sei? La Sicilia. Forte. Dalla Sicilia. Sì, ma che lavoro fai qua? Niente. Ma di cosa vivi? Di macchette. E dove dormi? Con i finocchi. Con i finocchi? Pagano bene. E tu? Di dove sei? Forte. Io sono bravo. E che lavoro fai? Lavoro nel ristorante. E adesso? Adesso vado a passeggiare. Ma di cosa vivi? Rubando. Rubando? Che cosa? Radio di macchine? E tu cosa fai di lavoro? Taxi comunale, sorveglianza. Ah, fai il posteggiatore comunale? Ma posteggiatore abusivo? Beh, tutto siamo abusivi. E quanto guadagno al giorno? Insomma, è impossibile, perché con 10 e 15 mila, invece di venire a dormire in stazione, se avessi preso una... Io non dormo mai, sì, c'ho una casa. Ma dove? C'ho una casa, e c'ho biglietti. No, no, no. Senti, e tu di dove sei? Io sono... Ma dico, basta, tu! Di dove sei tu? Di Carbogna. Di Carbogna? Dove c'è il minatorio, il mare? Che lavoro fai? Ma vagabondo, come vivi? Mi do la vita un po' alla macchia qua. Macchia? Ma non sei mica un bandito Giuliano che ti dà la macchia? Ma non si trovano lavori? Sì. Sì, no, abbastanza. Più lavoro è così, che lavoro onesto. Volete una sigaretta? Vado, e ballo con l'arancio? Dai, dai, va bene, la te la fumata, sì. Vieni, vieni. Si può difendere, abbi pazienza. Si può difendere? No. Allora ho sbagliato io. E per forza, tiro sul berretto, Maurizio. Voglio tirare più niente. Se ne va via, signora, lei è una pazza. Se ne va via. Mi dispiace, Maurizio, tu hai molto torto. Lo sai che pazzo? Si chiama Maurizio. Ci vediamo dopo, condessa. Ma insomma, cosa vuole di me? Se lei non sa la felice, si rompo la testa. Con delicatezza! Maurizio! Con delicatezza! Ma se la tagli via lei! Con delicatezza, non vedi che è ubriaco! E frego della sua imbriachezza, sei ubriaco, signora! Ma è suo marito, un suo parente, di cavolo è! Grazie. Hai visto Maurizio com'è delicato? Siamo rimasti qua! Maurizio! In questo inferno, sapete? Ma che ti viene le crisi isteriche? Madonna mia! Non possiamo più andare avanti! Dovevo arrivare fino alla sigla! E lei non l'ha permesso, vero? Generale! Capitano! Se ne è andata via! E la moglie mi ha mandato! Aiutatemi, fanciullo! Sei un figliaco! Come si pentono gli ubriachi? Ma io lo voglio fare! Come un sceriffo che non ti sa stare mai all'impiedi! Così! Non lo so, cari! Maurizio! Sì, io sì! Arrivano, ne! Guarda che arrivano! Prego! Prego. Ma Maurizio! Sto arrivando la polizia! Oh, volevo partire!
Tutte le sere! Sta arrivando il martello, per favore, su, andiamo! Un momento, capitano! La benedetta! Maurizio! Andiamo, su! La benedetta! Un momento, capitano! Eccolo qua! È un ubriacone, quest'uomo! Tutte le sere, tutte! È pazzo, Hai mangiato? No. Ce l'hai 600 lire in tasca? Andiamo a mangiare? Oh, aspettate qui, Barboni. E tu invece sei già contenta del poco che ho. Mi guardi e diventi ricca se un bacio ti do. Dopo ci fermiamo qui per dormire. Questi non sono viaggiatori, sono tutti gente come te, che non hanno casa. Ti piace? Beh, insomma. Meglio quello che niente. Ezza! Sì! Non mi dai niente questa sera? Cosa vuoi? Qualcosa. Un arancio? Tira. Ma fino adesso dove sei stato? A Roma. A far la fame? La tua. La ditta? È fallita, eh? Dai, tira. Qui ci abbiamo il ristorante e di là le camere. Ah, vieni, che ti presento una persona, vieni. Ti presento due mie amiche. Senti? Sì? Ti presento un mio amico. Ciao. Da dove viene questo qui? Dal paese. Da dove? Da Trevico. Oh, come cosa ti chiami? Torino? Fortunato. Che bello, che carino. Come va? Vedi? A me va bene. Perché ridi, scema? Dove è tornato questo ragazzo? Che bello, Ciccio, guardalo. Dove dorme? In stazione. Perché non vieni con noi? No. Ma dai! Vai! Un'altra volta. Ma dai, vieni qua. No, ma dai. Fortunato! È un grosso paese? No, 1000 abitanti. Bel paese, certamente. Più bello di Torino. È venuto chiamato dalla Fiat? Sì, io ho fatto la domanda circa sei mesi fa. Mi hanno mandato una lettera, ieri ho passato la visita e tra 3 giorni mi devo presentare.
E adesso cosa cerca? Cerca un alloggio, una casa. Dove ha dormito questa notte? È stato un po' alla stazione, Porta Nuova, e so. Poi sono stato così in giro. Ma io non so cosa le potrei dire all'assistente sociale, perché il problema dell'alloggio, come lei immaginerà, è gravissimo. E poi non è l'unico, non vorrei scoraggiarla, ma intanto c'è per esempio il problema economico. Lei sa che dovrà aspettare, anche nel caso che venga assunto, dovrà aspettare qualche settimana prima di avere il primo stipendio. Lei è venuto pagandosi il biglietto del treno oppure gliel'han pagato? No, no, l'ho pagato da me. Lei non sapeva che quando si è richiesti da una ditta si può avere il viaggio gratuito? C'è una disposizione del Ministero in questo senso? No. No. Nessuno gliel'ha detto? No. Ecco, un'altra cosa che io non capisco. Abbiamo una disposizione che potrebbe favorire l'immigrato, quantomeno per diminuire questa spesa, che è una grossa spesa, e non viene comunicata questa notizia. Nessuno le ha detto che andava incontro a questi rischi. Noi avevamo mandato a suo tempo una lettera a tutti i vescovi del Sud. Io sono prete, se ne accorge, vero? Sì. E mi era parso dovere di avvisarli per mettere al corrente della situazione. In pratica avevamo detto questo: se la persona che vuol venire al nord non è un disoccupato, non è uno che non ha problemi di famiglia, e soprattutto se uno che può a Torino trovare la possibilità di arrangiarsi presso parenti, allora solo quando ci siano queste condizioni è opportuno venire, altrimenti è meglio lasciar perdere, perché il rischio è troppo grosso. Cose assurde che però significano, in una società che sa progredire molto bene dal punto di vista tecnico, però non sa risolvere i problemi umani. Questo è, io lo preavviso, l'immigrato non è abituato all'ambiente del lavoro, non è preparato ad affrontare le condizioni, i ritmi del lavoro, a lavorare al chiuso, e quindi lei soffrirà dei disagi abbastanza gravi all'inizio. Quindi si prepari a questo, ne parli con i suoi compagni, si informi da loro, non manchi di partecipare con loro, sono proprio io prete che glielo dico, a tutte quelle anche proteste, se è il caso di protestare, che oggi nella fabbrica si fanno per ottenere migliori condizioni di lavoro, che in fondo poi sono migliori condizioni di lavoro che si riflettono sia sul lavoratore, sia sul lavoro stesso, a vantaggio sia del lavoratore che della produzione, quindi del datore di lavoro. Non è quindi neanche poi tutto sommato un discorso rivoluzionario. Anche se una ditta grossa e seria come una Fiat che chiama, si accorgerà di essere veramente una pedina chiamata da 1.000 o 1.500 chilometri di distanza, perché la produzione ha bisogno di lei, e lei sarà l'ultimo ad avere i vantaggi di questa società che l'ha chiamata. Questa è la triste situazione. Permettete. Grazie. Buonasera. Buonasera. Da quando è qui? Da ieri mattina. Da ieri mattina. E da dove vieni? Da Trevico. Da Treviso. No, Trevico. Trevico. Trevico, provincia d'Avellino. Avellino. Che lavoro fa? Ha già un lavoro. Ma dovrei lavorare alla Fiat. È stato chiamato dalla Fiat o è venuto su lei spontaneamente? No, mi hanno chiamato dalla Fiat. E non gli hanno dato la possibilità di un alloggio? No, non mi hanno detto niente. No. Non gli hanno detto niente, la solita porcheria che fanno loro. La solita porcheria. E anche a me mi hanno detto niente. Allora perché voi non protestate? Ma che ne sappiamo? Noi qui siamo estranei. E voi siete strani. Forse mi sistemeranno voi, no? Non lo so io. Qui ci sono parecchi che vengono, non sono mai sistemati. Ah no? No. Grazie a sé. Tu non ti fermeresti niente, capito? Ma perché parla così? Ma tu perché sei qua? È perché vengo oggi a faticare. Ah, e tu sei prima cameriere, perché non mai a faticare vieni a camminare, come fosse faccio? Tu dico un mestiere, sei cameriere, va a faticare perché vieni a capo, fammi capire. Perché non trovo lavoro? Sì, trovo lavoro. Io sono invalido dai lavori civili. Non mi danno lavoro a me, che sono residenza a Cagliari, che devo andare a ritirare la residenza a Cagliari e venire di nuovo qui a vedere se lavoro.
è questo il modo di collocamento. Ma pure io lo paghiamo sempre, siamo sempre. Levi, 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 io. Ma perché non vai a lavorare? Eh? Perché non ci vai? Se uno non c'ha volontà di lavorare, se ha volontà di lavorare non lo dà. Perché non lo fai vedere allora? Guarda che la Rai Televisione non le fa mica vedere queste cose. E noi stiamo morendo di fame. Invece di avere una bistecca lavorando, per stiamo elemosinando un minestrone caldo. La vuol finire, sì o no? Vuol telefonare alla questura? No, no, telefoni pure alla questura. Non c'è la libertà di lavorare, ma di parlare. Fino a un certo punto. No, è questo fino a un certo punto che... Ma c'è anche la libertà di non sentire. Io sono residente a Cagliari, non posso lavorare, sto morendo di... Ma sappiamo a memoria questa cosa qui. Ah, la sapete? Sì. Allora aiutatemi voi. Allora fatemi parlare con quel Gesù Cristo lì. Non nominare. Andiamo alle 3 tardi, dai. Ci sono dei dormitori pubblici, però mi chiedo se lei forse aveva una casa, aveva la possibilità di vivere dignitosamente. Io sono venuto a trovare dei parenti e adesso sono invalido di guerra. Sono uscito dall'ospedale. Tenete lavoro? Sì, sì, 9.600 lire al mese. E voi pensate di restare a Torino? Sì, io penso. Ma non avete famiglia? In Jugoslavia? 22 anni. Ah, che sono qua. Sarà un mese. L'ha chiuso. L'Istituto San Giorgio poi ha chiuso. E allora sono venuto qui. Non trovate niente? No. E come mai? Ah, non so. Adesso spero di trovare, ma non lo so. Cioè, se la società non ci offre una possibilità di lavorare senza tutti questi manoscritti che vogliono, tornerò giù a Pistoia e cercherò ancora a Pistoia. Probabilmente torno a Trento. Ma se il direttore mi lascia ancora stare... Ma come mai che ci sta tanta gente che non trova lavoro? Beh, io... la mia opinione è questa, perché c'è gente che ha poca voglia di lavorare. Perché io, come vedo sul giornale, gli annunci ci sono. Se uno ha voglia di lavorare, lavoro ne trova a quantità. Per la maggioranza sono annunci... strani, dicono cercasi, cercasi, quando arriva là magari loro dicono siamo già a posto, oppure non abbiamo più bisogno. E che si potrebbe fare? E cosa vuole che le dica? Non saprei. Per non dormire qui. Appunto, per non dormire qui io dovrei vincere al Totocalcio. Siamo tanti qui a Torino che c'è, insomma, c'è una storia che già sappiamo. Vabbè, comunque le speranze, siamo pezzi degli... non voglio dire certe cose, comunque, non so, poverini, siamo sbandati, ecco come siamo, ma di fuori, come ho detto prima, ce n'è tanti che girano peggio degli sfollati, ma io non mi interessa, mi faccio gli affari miei, ma soltanto sappiamo tutti, non so, il caratteristico, io mi appunto perché... sventurate, non so, io qua... un'esagerazione, io rimane in regola, speranza di potermi sistemare, perché, non so, una speranza più di ottenere un rilievo, non so, una sistemazione per questo, ma chi vuoi, qui uno, di un altro, spera, la speranza di poter trovare, ossia, non so, io non voglio parlare... Ce n'è tanti, come voglio dire, sbandati, sembrano degli sfollati, sto dicendo che già tu li vedi, sfollati ai tempi di guerra, non so, mette la gioventù, insomma, in mezza strada, che gira anche, che si avvia,
che una cosa, che un'altra, anche per... Oddio. E voi che pensate? Di chi è la colpa? La colpa è una cosa naturale, più che... Non è una cosa, una colpa, no. Sto dicendo che emigriamo noi altri meridionali con la speranza di poter trovare, non so, un appoggio, ecco. Sono tutte speranze, chi uno, chi un altro, ecco, come siamo. Un appoggio, una cosa naturale, una cosa semplice, che io troverei o non troverei per poter avere, non so, quel tale modo di poter trovare una sistemazione, ecco quello che voglio intendere. I quali sanno benissimo che parole d'ordine lanciare, che cosa dire, che cosa fare, eccetera, all'interno della fabbrica. E questo è quello che ci interessa, no? Salve, non sei andato sabato? È successo un casino. Ma totale, no? Vediamo un po' che cos'è che fa il sindacato, no? Possiamo far sciopero direttamente di domenica. Ma tu stesso che si organizzi in un certo modo impedisce a molti operai di organizzarsi, di crescere. Se tu c'hai un sindacato imprigionato in una certa logica, no? A parte adesso la sua linea politica, ma il tipo di organizzazione, questo tipo di organizzazione che c'ha, non insegna gli operai a lottare, a prendere le cose in mano, a prendersene le cose, no? Con loro, perché le fate voi le cose all'interno della fabbrica. E anche poi il tipo di politica che fa, quando è che fa gli scioperi sempre il sindacato? Che tipo di scioperi fa? Perché li fa? Cerca sempre di mediare, di cercare una soluzione. Che sindacato dice? Aumentiamo il costo, la parte degli operai producono di più, non si mettono più in muto, eccetera. Scusa, io ti porto un paragone sul costo, no? Grazie al caro vita che è aumentato del 50%, se tu vai alla standa, che una bottiglietta di acqua di colonna pagavi prima 100 lire, adesso la paghi 200 lire o 150 lire, no?
Ecco, io sono accorto ieri sera, mia moglie. Caro Vito, non lo risolviamo intanto il conto. Quando parlare, non mi fai sfuggire le parole, perché quando si esce uno della Fiat, uno che come quello è un po' rincoglionito, come un rimbambito. Il cotimo è fermo del 72. Esatto. Praticamente, se io oggi faccio una cotimista che faccio un metro quadrato di muro, ma io chiedo che quel metro cubo, quel metro quadrato di muro, mi venga a pagare di più. Così tu lavori, ma manco per niente. Che cosa dice il padrone? Agnelli dice esplicitamente che bisogna aumentare le voci incentivanti, sennò gli operai stanno sempre in mutua, rifiutano la produzione, eccetera. Allora, il sindacato dice aumentiamo la voce incentivante, cioè aumentiamo il cottimo. Lo stesso discorso che fai tu. Invece noi che diciamo? Aumentiamo la paga base. Così se stai a casa, se non produci, allora il discorso quello che ti ho detto. Il problema io è che tu hai i soldi, non vuoi produrre di più. Per io voglio i soldi, ma capisci. Allora la produzione non te ne però più. Quando la produzione, se Giovanni Agnelli vuole la produzione, io dico anzi un posto di tutto il mio operaio attualmente. Bene, io voglio che la Fiat mi metta 4 operai. Io dico alla Fiat che mi metta gli aspiratori. Io dico alla Fiat che mi metta gli altri antirumore. Io dico alla Fiat. Beppe? Non c'è Beppe. E non sai dove sta? No, non lavora più qui. Fammi il piacere. Se lo vedi, gli dici che lavoro alla Fiat. Cancello 2. Va bene. Ciao. Ciao. Lei andrà un giorno di domenica, una domenica mattina, lei troverà migliaia di immigrati riuniti in capannelli, sono quasi tutti gruppi di paesi. Molto probabilmente se non troverà il suo paese a Porto Palazzo troverà qualche paese vicino.
E tutto sommato direi che conviene anche andare, perché vede un altro grosso problema. Adesso lei lo sta risolvendo, quello del lavoro, ma per molti è un problema. E non sempre, anzi direi molto spesso, non sono le istituzioni ufficiali, vede ufficio del lavoro a risolverlo, ma sono altri strumenti, ad esempio Porta Palazzo, dove la domenica passano delle notizie, si sa che la tale impresa assume, che la tale ditta ha bisogno di operai, eccetera. Noi diciamo che la commissione interna è ormai un'istituzione superata. Sì. È un'istituzione superata, però ancora è l'unica istituzione valida. Devono mettere un problema, qualcosa affinché tu non pensassi che sei uno scottato. Certo. Finché tu devi pensare alla mangiare. Oh, ma Cristo, dove arrivi? Ma ti credi che ti difendi? Tu non puoi pensare a un mettiti in contatto con il delegato della tua squadra, quel siciliano, quello laggiù. Il padrone è organizzato, anche noi dobbiamo essere. Quando il ritmo di lavoro, sulla questione che quando l'impianto non c'è, se vai nelle cliniche, ci trovi tutta gente, 90%, sono tutti delle cliniche, porta a me un polmone, a San Luigi. Ti ho detto, prendi due aspirine e vedrai che va via. Ma scusate la parola. Quella sono 15 anni che lavoro alla FIAT, cosa credi? Quando sono entrato io fosse come adesso? Non potevi neanche aprire la bocca e ti trovare la lettera di licenziamento. No, ma il discorso. Il discorso. Aspetta, io ti voglio fare un esempio. Ciao. Se tu non hai un gruppo di operai che sono educati a concepire che cosa significa la nuova organizzazione del lavoro, per esempio, se noi diciamo questa fabbrica non ci piace com'è, non è solo perché non ci piace perché è Agnelli e perché ci sfrutta e perché Agnelli si tratta a noi come un oggetto di forza lavoro, che la mattina andiamo al mercato e andiamo a vendere la forza lavoro a questo tizio e questo tizio ce la paga solo con quei quattro soldi che noi quando usciamo da lavorare ci possiamo comprare gli alimenti che ci servono poi durante la notte a produrre di nuovo la forza lavoro che la andiamo a vendere il giorno dopo. No, non è così. Anche tecnicamente bisogna essere preparati. Tu c'hai già lavoro? Sì, lavoro alla FIA. Io sono di Sant'Arcangelo, tu di dove sei? Tredico. Ah, di Tredico, provincia di Avellino. Allora stiamo là vicino tutte e due. Mi hanno detto che qua si riunivano tutti i meridionali la domenica e allora volevo vedere, siccome non conosco nessuno, di conoscere qualcuno. Beh, io quasi tutti quanti li conosco questa gente, questi compagni. Cioè compagni, siamo gente meridionale. Io poi milito anche nel sindacato e così ci troviamo qui, abbiamo un momento di incontro. Ma tu lo sai che venendo dal Meridione noi la prima cosa che perdiamo purtroppo è dolorosa. Perdiamo la casa, l'amicizia, gli affetti, la via, la strada e tutte queste cose qui. E ci troviamo disorientati. Io sono qui da 12 anni, conosco anche abbastanza bene la città. E tu dove lavori? Io lavoro alla Fiat. Ah sì, anche tu? Allora può darsi che ci incontriamo. Sì, ci possiamo trovare anche in fabbrica. Magari. Sai, io mi interesso di questi problemi sindacali, i problemi del lavoro, ecco. Ho capito. Io milito anche in una sezione fuori della fabbrica. Sono segretario della sezione del Partito Comunista. Non è che tu ti devi iscrivere al Partito Comunista o puramente avere le mie idee. Ci possiamo trovare così, ci conosciamo, parliamo alla paesana, di problemi che ci serve di parlare, di tante cose, non so. Per esempio una cosa per me positiva è il fatto dell'immigrato che entrando nell'ambiente del lavoro, nel mondo operaio, sente la solidarietà della classe operaia, allarga i suoi orizzonti. Il suo orizzonte non è più soltanto il piccolo paese, i suoi problemi, non è neanche l'orizzonte della fabbrica, vedi salario, vedi condizioni di lavoro, la lotta per le riforme relative alla casa, relative al problema della salute. Ebbene, è proprio stato il movimento operaio, sono stati gli immigrati in testa al movimento operaio, queste masse venute dal sud che negli ultimi mesi hanno portato avanti questi discorsi, per cui tutta la comunità nazionale ne ha oggi un beneficio, e il beneficio deriva proprio da queste masse operaie immigrate, hanno sentito di più queste necessità, questi bisogni della società italiana. Vedi che il mio cane nei momenti in cui è più forte addirittura fa cadere i governi. Allora questo vuol dire, che cosa hai capito? Vuol dire che qui ci stanno i tre quarti della ricchezza dei padroni. Cioè tu qui hai veramente la possibilità di incidere molto sul ciclo produttivo dei padroni. Hai soprattutto a Mirafiori una forza organizzata sempre più autonoma rispetto ai sindacati, perché guarda la prossima vertenza aziendale, la maggior parte degli operai vuole andare in culo e vuole farne un'altra, vuole preparare un'altra piattaforma con altri obiettivi. Hey,
no, Trinito, Trinito. Quello lì, signore, capito? Mi deve scrivere. Una fetta. Cara mamma, ti ho spedito le prime 60.000 lire che ti manderò ogni mese. Anche se qua vivo solo, è la prima volta da quando morì papà che mi sento veramente il capo famiglia. Adesso non sto più al dormitorio pubblico. Ho trovato una stanza dove pago 300 lire a notte. Quando invece faccio il turno di notte in fabbrica, allora vado a dormire di giorno. Oppure ho conosciuto parecchi operai delle parti nostre. E la domenica ci ritroviamo a Porta Palazzo, che è una piazza grande come tutta Trevico. Mi vedo spesso con uno di Sant'Arcangelo, che lavora con me alla Fiat e che sa tante cose che io non avevo mai sentito. Cara mamma, è proprio bella Torino e io sono tanto contento. Oggi i padroni hanno tentato di dire che non venite alla manifestazione, che piove. I capi reparto non si sono mai interessati della nostra salute, oggi si interessano della salute. Noi rispondiamo a questa repressione che il fascismo con tante volte si affaccia per rimangiarci queste conquiste che noi abbiamo ottenuto, arrivando qua, tutti noi, magari meridionali o da tutte le parti d'Italia che arriviamo, magari ci sentiamo che è una fortuna trovare il lavoro. E arrivi qui, nella fabbrica, e poi che cosa ti accorgi? Ti accorgi che è libera la libertà dal bisogno, perché c'è la pagnotta, no? E guadagni quei quattro soldi che tu puoi sopravvivere. E invece poi ti accorgi man mano, che tu prendi conoscenza e conosci te stesso, ti conosci in mezzo agli altri, anche nella nuova coscienza operaia, secondo me, grazie alla CGL, al Partito Comunista che ha fuso tutt'uno certi valori nazionali della classe operaia, richiamandoci a questo nome, questo grande nome di Vittorio, di Aligata, di Licausi, di Amendola, di Togliatti, e perché no, anche di Inglau, perché no? Io mi ricordo della prima manifestazione che ho fatto a Torino e quando avevano trucidato Lumumba. E mi ricordo che eravamo un gruppo di ragazzi, io avevo già organizzato nel Meridione alla FIGC, al Partito Comunista. E lì non avevamo fatto mai manifestazioni, cioè internazionalista. Avevamo fatto sempre le occupazioni contro il Don Rodrigo del luogo, no? Nel 48, 49, fino agli anni 53, la legge Truffo, la legge per le occupazioni delle terre. Apparentemente si chiamavano democristiani, si chiamavano cattolici, però erano ancora i fascisti che avevano uscito dalle fogne e sotto la parvenza della democrazia cristiana di Scelba, di Lucifredi, di Mattarella, si affacciavano. E sono stato loro poi i colpevoli che ci hanno obbligato a noi di immigrare. Ehi, ciao! Allora, come stai? Tutti compagni, guarda l'Italia che lavora, ma vedi la simpatia che noi abbiamo da questa gente. E non è che sono torinesi che solidarizzano con noi. Questa è tutta l'Italia. L'Italia vera. Tutti uniti contro il fascismo. E il fascismo senza parola. Contro le sospensioni alla Pirelli, alla Indesi, danno lì. Contro le bombe fasciste di Catanzaro, contro le 27.000 sospensioni alla Fiat, che Agnelli sta usando contro le lotte degli operai della plastica. Compagni, domani alle 4:30, corteo da Porta Palazzo. Contro la violenza criminale dei fascisti, contro la cassa integrazione, contro le sospensioni. Lottare contro i fascisti è uguale a lottare contro i comunisti. Ecco
assemblea di sindacati, di gente al governo, perché la gente al governo ti prende in giro, poi magari i fascisti te li manda davanti alle fabbriche. È proprio quello che fanno i padroni, la gente al governo è padrona anche di fabbriche, fanno gli interessi loro. Saremo sempre sfruttati. Domani alle 4:30, corteo da Porta Palma. Ma lo sappiamo che Agnelli non è debole, lo sappiamo che Agnelli è forte, ma questo non è un motivo per non andare avanti. È troppo forte lui. Invece accadrà di nuovo questo qua, no, molto prima di quanto tu non credi. Ma sì, perché per esempio adesso... Ma dai, sono molti anni che si diceva che non accadeva più, eppure c'è stato l'autunno caldo e tutto il resto. Ma poi guarda che dipende dalla gente. Ma adesso della fabbrica, la situazione è cambiata, la svolta a destra non è mica uno scherzo. Insomma, con la svolta a destra cambia tutta la politica, sì, no? Vabbè, ci vorrebbe un po' più di chiarezza di idee che non c'è. Viene Porta Palazzo? Sì. Tu come ti chiami? Tu come ti chiami? Anche i sindacati si devono rendere. Io mi chiamo Santo Spirito Fortunato. Il problema è che non ci sia più nessun Agnelli, cioè non un Agnelli o Pinco Pallino o chiunque sia. Bene, ciao, io vado. Arrivederci, ciao. Mi chiamo Vicky, ciao. Che bel palazzo. Torino è piena di bei palazzi così. Adesso sta a vedere le soffitte. Buongiorno. Come ti chiami? Luigi. Luigi? Sei solo? Sì. Dov'è la mamma? A lavorare. A lavorare la mamma? Sì. E papà dov'è? Sta fuori casa. Cosa fa il papà? Il muratore. Fa il muratore? Sì. Tu quanti anni hai? Devo farne 9. Non dovresti essere a scuola? Oggi pomeriggio. Fai il pomeriggio? Sì. Ma tu perché vieni qua? A fare lavoro di quartiere. E che cos'è? Andare di casa in casa, parlare con la gente, con le massaie, con gli studenti che hanno finito la scuola e che magari non trovano lavoro. Questa gente, no? Non ha un lavoro riconosciuto e magari crede che questi problemi siano suoi. Per esempio il problema di avere 8 figli, non saperli dove mandare, capisci? Invece questi problemi sono problemi di un terzo dell'Italia. Perché non vieni a Trevico a fare lavoro di quartiere? Perché non ci vai tu, scusa? Ma a Trevico si parla poco. Beh, lo fai tu quando ci vai. A Trevico era quasi come qui. Soltanto che ci stava il camino. E poi, invece di vivere sotto i tetti, stavamo a livello della strada. C'è qualcuno? Per esempio, a Trevico, per quanto male si potesse stare, era sempre Trevico, no? Era il tuo paese. Mentre qua adesso sei come trapiantato, sei come un'isola di Trevico, ma sei a Torino, in una città che ti vuol quasi mandar via. Capisci? Invece qui a Torino, tanti giorni, stai anche senza pane, con 4 bambini in casa, poi alle volte vai a chiedere a certi signori che conosco, che sono andati a chiedergli 1.000 lire per riprestarmi, io gli ho detto che me le presti 1.000 lire, mi hanno detto no, non posso dartele perché non ce le ho. Poi, dopo 10 minuti, magari sono andati lì al bar, li ho visti alla macelleria qui di fronte, e hanno comprato la carne per il cane. Quindi sono più nutriti i cani che i cristiani. Io non so come si deve vivere qui a Torino. Senta, ma per esempio, qua lei non parla mai con i suoi vicini? Non pensate mai, non so, al problema degli affitti, a come badare i bambini tutti insieme, a fare qualche cosa? No, quello lì non lo fanno. No, non si prendono una responsabilità del genere. Perché si danno troppe ali nei confronti degli altri, capito cos'è? Perché si sentono più alti degli altri, invece sono come noi, anzi forse peggio di noi. Non mi saluto quasi con nessuno. Ma qui sono tutti quanti immigrati. Quanti saranno in tutto il palazzo? Saranno... in tutto il palazzo saranno 600. 600? 600, sì, la maggior parte... 600 famiglie? 600 famiglie, sì. Saranno... sì e no, ce ne saranno una ventina piemontesi. Poi gli altri o siciliani, calabresi, sardi, eccetera. Ma lei che lavoro fa? Io faccio il muratore. Ma adesso non ha lavoro? No, adesso sono 3 mesi fermo. Speriamo che riprendo in settimana entrante, come mi hanno promesso. Vediamo un po' avanti come si andrà a finire. E com'è che avete il telefono? Il telefono mi necessita per la comodità di casa, per il lavoro.
Ma quel telefono squilla spesso? Può squillare un 3-4 volte al mese, tutta più, di più, squilla. Ma i bambini qua vicino hanno un posto dove possono giocare? Nessun posto. E per esempio non potreste allora organizzarvi anche per veder di far fare il parto a questi bambini? Perché qui dentro ci saranno, a dir poco, 1000 bambini. E lei si immagina un corteo di 1000 bambini che vogliono del verde, che vanno dal sindaco? Io mi ricordo, in un'altra parte di Torino, in una borgata che si chiama Parella, dove i bambini con i genitori hanno invaso il parco dei preti, che si chiamava la tesoriera. E se lo son preso loro, e lì, il comune, erano anni che aveva delle scartoffie alte così. Ma quando la gente ha invaso il parco, se lo sono preso, e adesso il parco, i bambini, ce l'hanno lì. Ecco, per esempio, vieni, loro hanno avuto il coraggio di farlo, ci sono stati tutti quanti uniti, ma qui lo può fare uno, due, tre, ma gli altri non possono più farlo. Ma me lo dicono tutti così. Ma allora perché non lo facciamo? Perché non ci muoviamo a farlo? Ma appunto questo è il ma fatto. Ma io sarei contentissimo. Dobbiamo... È importante riuscire ad andare di porta in porta, lei, io, sua moglie, tutti, a organizzarci tra di noi per incominciare a far qualcosa. Un argomento, un problema tra il 48 e il 70, un argomento che l'ha maggiormente interessato. Un argomento che si era venuto a creare, una situazione che si era venuta a creare con i moti operai che erano nati con le riforme. Beh, in Europa. Dove abbiamo in questo periodo il movimento operaio più vistoso? Beh, innanzitutto nelle regioni, nelle nazioni più progredite, dove maggiore era il progresso tecnologico-industriale. Non so, tipo Inghilterra e Francia. Io direi proprio la Francia. Anzi, nel 48 in Francia, cosa avviene? E dunque, sono avvenute delle sommosse popolari. Ma io direi addirittura delle rivoluzioni, a cui non partecipa soltanto la classe operaia. Eh già, anche la classe media borghese. Media borghese e piccolo borghese. Per esempio, dal punto di vista politico, chi regnava in Francia prima del 48? Dunque, regnava... Luigi Filippo d'Orléans. Ora, la monarchia di Luigi Filippo d'Orléans. Lo Stato, secondo me, dovrebbe finanziare questi giovani e anche dare la possibilità di farci una preparazione culturale, quindi teorica, pratica. Tu che lavoro fai? Io sono alla FIA, sono a Fallout. Io conosco molti ex studenti, ora diplomati, geometri, anche ragionieri, periti, che continuano tuttora a lavorare in catena, in linea, anche se hanno il diploma. E il datore di lavoro trascura proprio, ignora il problema del diploma del ragazzo. E quindi gli fa fare dell'oro straordinario, cioè lo sfrutta, cioè è un problema di sfruttamento. Proprio perché? Perché vuol dimostrare il datore di lavoro di avere una potenza in mano. Dire, tu sei un diplomato ma non conti niente. I giovani che lavorano si fanno un culo così, gli spostano via 300.000 dalle tasche e poi... Sono loro che vogliono questa situazione in Italia. E purtroppo la paura, perché molta gente ha paura di parlare. Libertà in Italia. Qua ci va un metro, Dio, qua fanno bene i cinesi, Dio, ma che vogliono saltare il mondo. Qua. Sai quanto è costata questa monorotaia? No. 1.000.000 al metro, 1 miliardo tutta la monorotaia. E a che serviva? Niente, così, durante Italia 61. Quello lì da solo è costato 7 miliardi. Accidenti. Chissà quanti problemi si potrebbero risolvere con tutti questi soldi. Oh, certo, ha risolto i problemi di chi l'ha costruita. Però, sai, 30 miliardi non risolverebbero i problemi. Anche se tu li dividessi tra la gente che ha lavorato qua, no? Cosa ti servirebbe? Vedi, questo impianto qua è stato fatto un pochettino come, non so, quando un venditore di saponette si veste bene per andare a vendere più saponette. Torino, si è vestita in questo modo qua per vendere più macchine, per spremere più denaro alla gente. E da dove credi che escano fuori i soldi per fare delle cose del genere? Per fare scemate come queste che crollano in capo a 10 anni? Escono fuori dalla gente come te che guadagna 130 al mese. E poi devi mandare anche 60.000 lire a casa. E quelli che spendi qua a Torino poi ritornano in tasca a loro e tornano in tasca agnelli. Tornano in tasca a tutti questi signori qua.
E devi anche pagare per entrare a vedere ste scimate, i bambini, la gente, pagare per andare sulla monorotaia. E guarda com'è ridotta adesso, capa a 10, 12 anni, quanti sono. Tu che pensi? Quanti appartamenti ci potrebbero stare qua dentro? Ma non so, 2000, 2005, qualcosa del genere. Vedi, se facessero appartamenti qua, non è che li farebbero con uno spiazzo verde, grande come questo, con un posto dove si possa giocare, così. Li farebbero come le hanno fatte alle Vallette, a Torino, un quartiere operaio qua, no? E lì, dove doveva esserci una piscina, gli impianti sportivi, hanno fatto delle case, persino un palazzo che si chiama La Piscina. La Piscina? Perché? Sì, perché dovevano costruire la piscina e invece si hanno fatto un palazzo. Sì, però questo mi piace. Ti piace? Perché ti piace? Ma così, è strano. Tutte ste vetrate. Non l'ho mai visto, a Trevico non ci sono. Ah, perché se non l'hai mai visto ti piace? Ah, ma tu sei sempre in servizio permanente effettivo. Sì. Però è grande, eh. Senti, io non capirò niente. Sì. Però a me mi pare bello. Tu mica mi hai detto che è brutto, no? Certo che è un bello da 11 miliardi. Che ore sono? Mm? Che ore sono? Sei un quarto. Sei un quarto? Mm? Uè, io devo andare a scuola, è tardi, andiamo. A scuola? Ah, già che tu sei quello che va a scuola. Che cosa credi di imparare a scuola serale? Imparo le stesse cose che avete imparato voi. Ma tu, per esempio, che cosa studi adesso? Il Duca d'Orleano. Ma lo sai chi è? Che cosa faceva lui? Sai qualcosa? Non mi ricordo bene, perché dormivo. Un letto un po' caro per 300.000 lire per tutto un anno. Sì, è vero, però prendo il diploma. Ma quando hai il diploma? Lo sai quanto vale il diploma serale? Tu non vuoi prendere la laurea? Non me ne importa nulla, perché ho intenzione di combattere questa scuola, non di chiedere una laurea, un diploma di gallina selezionata. Però voi studiate, avete studiato. Se no, come fate a dire che i libri sono bugiardi? Ma io questo lo voglio capire, poi potrò criticare. Ma dopo, e non soltanto perché lo dite voi. Ma Fortunato, cerca di capire, non sono i libri che ci hanno insegnato queste cose, siete voi, sono le lotte che avete fatto voi, sono le cose che sono successe. La scuola serve per farti dimenticare queste cose. Credi forse che la scuola ti insegnerà a spiegarti, non so, come ti sfrutta Agnelli? Questa scuola di merda va distrutta, non può essere cambiata. È stata creata dai padroni al loro uso e consumo per creare della gente che obbedisca e dell'altra gente che comandi. Sì, va buono, distruggiamola. Ma io voglio che ci sia qualche cosa per mio figlio, hai capito? Perché io non ho potuto studiare, va bene? Ma invece voglio che mio figlio può studiare. Ma tu ce l'hai già un figlio? No. Ma allora, scusa, è proprio per questo che adesso devi lottare, che adesso devi cercare di ribellarti a questa situazione, che ti sfruttano in fabbrica, a scuola, quando dormi, quando mangi, e anche l'aria che respiri è inquinata. Ma tu non ci pensi ai figli, vero? Ma io prendo la pillola, proprio perché ci penso. A Trevico l'unica pillola che prendono le donne è il chinino di Stato. Ah, guarda che io per adesso figli non ne ho e non ne voglio. E da chi lo vorrai? Ah, non lo so. Ah, ma allora ci sta qualcosa che non sai. Sì. Ma che, allora oggi tagli? Tagli? Che vuol dire? Vuol dire che quando non hai voglia non vai a scuola. Vabbè, oggi non ci vado. Che te ne frega tanto? Eh già, che te ne frega. Fai presto a parlare tu. Ma io pago 1200 lire al giorno. Voi invece andate a scuola così, vi paga vostro padre. State tranquilli. Oh, ma che credi? Io vivo da sola, lavoro, sai? Mica sono tutti come a te. Beh, che devono fare quelli che hanno un padre ricco? Devono tirarsi un colpo. Sì. Ma perché tutti voi studenti non venite a lavorare in fabbrica un poco, eh? Parlo io con il caposquadra, vedrai che ti assumo. E magari ti metterò pure a lavorare vicino a me. Oh, ti rendi conto che questo non cambierebbe un bel niente di nulla? Quello che possiamo fare noi, quello di socializzare le lotte, cercare di portarle nel quartiere, nella scuola, questo serve molto di più che se non entrassimo tutti quanti in fabbrica. Ehi, vabbò. Ma che vabbò, vabbò? Cerca di capire una buona volta, Fortunato, porca miseria. La generale rovina, l'impeto straordinario della ricostruzione, rivela le migliori qualità del popolo italiano. Ammazzala, eh?
non è morta la retorica fascista. Ma che tieni all'occhio? All'occhio? C'ho l'occhio sinistro che non ci vede tanto, è un po' bariccio. Senti, ma tu quanti anni avevi quando sei andata via di casa? 14 qualcosa. E perché sei andata via? Perché era impossibile vivere a casa mia. Mio padre, scienziato, un ente fisico di buoni principi morali, retta persona, era impossibile, non sapeva neanche giocare con i figli. Pensava soltanto alla scienza e a quello che saremmo diventati noi, famosi forse secondo lui, non ne frega niente. Mia madre è un inglese, inglese pure la governante, una rompipalle che mi chiamava Toria, would you please come here? E poi figurati, una vecchia che non si è mai adattata alla vita italiana. 10 anni che sono qua, non ho ancora trovato un negozio che vende bacon bene come in Inghilterra. Che è il bacon? Una pancetta raffinata. Sei felice adesso? Sì, insomma, sono più felice di prima. Perché? Perché... quando vivi fuori casa, anche se hai dei problemi più grossi, no? Tipo l'affitto, la luce, il bucato, il cibo. Però sono problemi che puoi cercare di risolverli, no? Sono problemi tuoi, sono cose vere. Mentre a casa mia si soffocava, non si riusciva a vivere. Capisci? Sì. Insomma, adesso stai meglio. Insomma, ora ingrasso. Perché mangio pasta asciutta al mattino, frittata di pasta asciutta al pomeriggio, la sera, il giorno dopo frittata, e quindi divento una chiatta, come dite voi. Ma che chiatta. Ah, guarda, non c'è male. Mi chiamano Michelin? A me mi piace. Senti, ma tu ce l'hai, ragazzo? Mi ha lasciato un anno fa. Però... insomma... insomma, sono cose così, dopo un anno non ci stai più male, però, porco mondo, quel porco poteva pure evitare di lasciarla. Poi, così, dopo un anno uno non ci pensa più a ste cose. Me ne importa, cioè, sai com'è, no? Porco mondo, poteva evitare di lasciarmi, tra l'altro. Caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e su umani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo. Ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio e questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e la morte stagioni e la presente. E viva, e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarmi dolce in questo mare. Thank you.
Io prima ho dormito alla stazione, poi sono andato all'asilo pubblico e poi ho dormito in un letto a ore. E adesso sto qui a casa di un compagno. Benvenuto nel nostro ghetto allora. Certo, guarda che qui stai un po' meglio di quello che era la stazione, questo è chiaro. Però guarda che non è tutto rosi, che anche qui queste case sono state costruite malamente, ecco, bravo. Malamente, con la differenza, vedi, che noi abbiamo dovuto fare una lotta, non indifferenti, prima di tutto per inserirci un po' nell'ambiente di Torino. Vedi, io per esempio, il mio caso, io personalmente sono circa 15 o 16 anni, non ricordo bene, che sto qui a Torino. Prima ho dato un occhio a Torino, ho dovuto regalare un occhio sul lavoro per poter avere il diritto a un posto di lavoro più decente, un lavoro dove mi permettesse un inserimento più facile nella vita di Torino stesso, perché malgrado tutto ancora c'è a Torino tanto di quel pregiudizio che non finisce mai. Ah, c'è cattiva gente, tutto molto, c'è legno un bacio. Ma le scuole delle nostre vie sono costrette non solo a fare il doppio turno, ma a volte si verifica il fatto che vengono messe divise fra l'uno e l'altro, perché i bambini di Napoli non possono stare in mezzo ai bambini degli altri. No. Si è verificato, loro in Napoli purtroppo. Ma adesso come state? Adesso insomma, le casse sono umide, principalmente per terra. Pianelle non ce n'è più. I bambini, che occhio che corno, 11 persone in da tre camere, ci hanno messo spigatine qua e fatto sì che vanno a prendere sempre tutti i mani. Donne qua fuori da preso per la nave. E per fortuna che non si è fatto male sulla nave. Se no, se ne aveva fatto un briaccio. A proposito di questi immondizi, l'amministrazione comunale finalmente ha dovuto ammettere che gli inquilini delle case comunali che di Arte, via Fratello Carrone, non sono quei sporcaccioni che credevano di essere, gente che ancora, grazie appunto all'autorità, grazie appunto al comune, grazie a coloro che non ci pensano neanche lontanamente, agli immigrati a Torino, perché Agnelli ci serve la mano d'opera e li porta del mezzogiorno. E se ne strafotti della nostra vita, della nostra posizione. Cosa intendiamo fare? Cosa vogliamo fare? Perché noi qui vogliamo sistemarci per bene come si deve. Vogliamo che questo non sia un ghetto. Ma se non andiamo con i bastoni non si succede, non si ottiene niente completamente, ma perché sono duri. La violenza lasciamola agli altri. Vabbè. Cerchiamo di lottare democraticamente come abbiamo fatto finora. Far sentire la nostra voce e far capire a costoro che noi non siamo dei cani. Questa non è una storia che può... Se non prendono provvedimenti, questa è una storia che non può andare avanti. Senti che musica nel nostro ghetto che c'è. Se non svegliamo una colonna all'asilo. Giulio, listen, Giulietto, what did you do at scherma today? Ma ho tirato e ho vinto. Hai vinto? Sì. I shall kill you. Quanti ne hai ammazzati oggi? Nessuno. L'obiettivo che dovete colpire sono le luci gialle che noterete sotto al disco volante. Fortunato. Ciao, come va? Ciao, bene, tu? Vado. Così? Sì. Ti presento mio fratello, Giulio. Piacere. Arrivederci. Che dice? Parla inglese. E perché? Te l'ho detto che mia madre è inglese. Ah, è vero, me l'avevi detto. Senti, e come mai un tipo come te viene a proleggiare? Perché ogni tanto prendo mio fratello, lo porto in giro così, andiamo a mangiare, andiamo alle giostre, da qualche parte. Capito. Senti, domandali se vuol fare un giro sulle giostre, Guarda che io l'italiano lo so bene come Vicky, altro che se voglio fare un giro in giostre. Ma vai. Sì, allora dai, forza, vieni. Su, andiamo. Ma come vengo qua? Io vado là, ma... Ma va, che cos'è un uomo questo qua? Parla pure due lingue. Fammi dare la sciarpa, dai. Ma boh, dagli la sciarpa, va. Andiamo, su, forza, andiamo. Tu, vieni, sali, vai. Tu. Via Giugia, si riparte. Via Gambe, ciao, si gira. Io non lo so. Ma che modo qui,
se lo licenzieranno. Chi? Il compagno della FIA. Oggi ha litigato con un caposquadra. Come mai? Ma perché mancavano due operai. Però la quantità dei pezzi che passava era sempre la stessa. Allora lui, ogni 10 pezzi che passavano, cominciava a buttarne via due. Il caposquadra se n'è accorto, è intervenuto e hanno fatto a posto. Scusi, mi dai mezzo chilo d'arance? Guarda, non penso che lo licenzieranno, piuttosto lo spostano, sai? E quella è la tattica della Fiat. Grazie. Bibite e timpera. Sì, mettete a parlare pure latino adesso. Va bene, non lo faccio più, tanto è l'unica frase che so. Grazie. Sai, Vicky, da quando ti conosco, tu mi hai detto un sacco di cose. Io? Ma ci ho pensato, sai? Tanto in fabbrica lavorano solo le mani. Bisognerebbe cambiare tutto, ma purtroppo le cose stanno così. Se non le accetti così come sono, ti mandano via. No, un chilo di queste, per favore. Grazie. Poi che faccio? Me ne vado coi barboni di Porta Nuova. Mi metto a rubare le radioline. O aspettare un uomo sessuale. Si dice omosessuale. Sì, hai capito lo stesso, no? Grazie. A pensarci bene, però, tu sei il tipo che gli piaceresti a quelli là. Oppure un altro posto. Ma come si fa? Se ti licenziano dalla Fiat, dove lo trovi un altro posto? Torino è tutta Fiat. No, tutta no, solo il 99%. Oppure scrivi una bella lettera a casa. Carissimi, scusate tanto se non vi mando più soldi, ma dovevo difendere i sacri principi della classe operaia, perciò arrangiatevi. Ma certo, Fortunato, se invece uno è bravo e fa il lavoro degli altri anche quando questi non ci sono, fa gli straordinari, diventa un operaio modello, un cocco di mamma Fiat, può sposarsi una cromira Fiat, avere tanti bei bambini fiattini, portarli alle colonie Fiat, accompagnarli in Fiat al centro ricreativo Fiat, dove c'è una piscina favolosa depurata con grandi motori Fiat. Com'è che c'hai un guanto di un tipo e uno di un altro? Perché così tutti i coglioni che incontro mi chiedono perché c'è un guanto di un tipo e uno di un altro? E ne hai incontrati molti oggi? Uno. E perché sarei un coglione? Oh, mi ha detto che sei un coglione? Sì, che l'hai detto. Guarda, Fortunato, se l'ho detto vuol dire che penso che sia così. Insomma, tu che cosa credi di risolvere cercando di diventare un operaio modello? Ti rendi conto, perlomeno, che più lavori in questo modo qua, più sei sfruttato e oltre a questo, più aiuti il padrone a sfruttare gli altri, più diventi complice del padrone nello sfruttamento degli altri. Insomma, proprio per evitare che ci sia della gente come te che emigri, della gente come te che debba scrivere delle lettere come quella che ti sei immaginata, bisogna organizzarsi, bisogna cercare di portare via, entrare nella lotta di classe, portare via il padrone, quello che è il suo potere all'interno della fabbrica, organizzarsi in modo che la produzione e queste cose qua rimangano a te, decidi tu che non sei solo un paio di mani, ma c'è anche una testa sulle spalle. Casa vostra questa, vogliamo andare? Per fare le perché giuste. Non roviniamo mica niente? Ma per fare giusto, è casa vostra questa, andiamo su. Ma quante storie! Scusa, ti scuso. Cara Nicolina, mi chiedi un consiglio, ma che ti devo dire? Pensa che piacere mi farebbe avere qua a Torino un amico come te. Ma a te lo devo dire, a parte quello che scrivo a casa mia per non affliggere mamma, qua la vita è dura. 8 ore di fabbrica non finiscono mai, e quando finiscono, a parte la stanchezza, ti senti come un malato. Noi siamo nati contadini e la fatica non ci spaventa. Però quando zappi la terra, sai che stai zappando la terra per seminare qualche cosa. Insomma, non so che dirti, Nicolina. Bello sarebbe restare a Trevico e poter guadagnare quello che si guadagna qua a Torino. Come stanno gli amici? La sera vi andate sempre a sedere sul ponte a parlare di femmine? Io ho conosciuto una ragazza, una studentessa, e quando parla pare che tiene la macchinetta in bocca. Lei parla, parla e io lo sto a sentire. Qualche volta perdo pure il filo, ma faccio finta di niente per stare ancora con lei. Uno di questi giorni mi decido e ce lo dico che mi piace, ma forse l'ho già capito. Certo, lei è una studentessa e io un operaio, ma questo non vuol dire niente. A parte il fatto che pure io studio e faccio la scuola serale, studenti e operai siamo sempre sfruttati allo stesso modo e perciò dobbiamo stare insieme, proprio per fare scomparire la divisione della classe. Queste cose me le ha dette lei stessa. Poi ti farò sapere. Poi ti pago 10.500 lire io qua? 10.500 io e 10.500 gli altri.
Ma loro sono due. Va bene, ma io occupo di sotto e loro di sopra. Ti trovi bene con loro? Sì, meno certe volte di notte e anche certe volte di giorno. E perché? Perché è brutto star soli quando ci sono due di sopra che fanno l'amore. E tu come lo sai? Beh, si sente. E poi incomincia a muoversi la lampadina. E tu, quando ti capita di stare con qualcuno? Ma no, non mi capita molto spesso, poi così. Oi! Interessa un pezzetto di frittata? Oh, ridagli questa frittata. No, grazie. Tieni. Come sei elegante oggi? Per venire da te. Sono contenta che tu sia venuto. Non me l'aspettavo, sai? Senti, ma non hai sete? Vuoi bere? Sì, grazie. Che famo? Indovina un po'. No, che lavoro fa? Studia? Sì. E Marianna? Studentessa? Sì. E quel ragazzo che ti ha lasciato? Oh, ma che sei un poliziotto? No, ma è per sapere. Ah, era uno studente. Uno studente, basta. Ne vuoi ancora? Di frittata? No, no, grazie. Beh, io vado. Te ne vai? Sì. Perché? Beh, così, che ci sta a fare qui? Ciao, e grazie. Era buona la frittata. Sì, senti, Fortunato, ma quando è che ci rivediamo? Quando capita, ai cancelli Fiat. Ciao. Mamma, state tutti bene. Non ti devi arrabbiare, ma oggi mi sono afferrato con il capo squadra e così da domani mi mandano a lavorare in un altro posto. La paga è di più, ma sempre Fiat è. Solo che si chiama Fiat Ferriere. Il lavoro è più pesante. Invece della catena di montaggio ci stanno i laminatori. Sto un po' più lontano da Corso Traiano, dove abito in casa di quel compagno che ti ho già scritto, e così devo pigliare due tram. A parte questo, non ti preoccupare se ci sarà da faticare di più. Io la voglia di lavorare ce l'ho, lo sai. Pure se non c'è male soddisfazione, e la sera dopo la fabbrica e la scuola ti senti come una bestia invece che un cristiano. Ma io sto bene e così spero di voi, dei fratelli e delle sorelle. Un abbraccio dal vostro Fortunato.
questo è raro. Il collegamento delle stazioni. Questo collegamento si utilizza quando la distanza topografica tra i due punti. Cari Tonino, Salvatore, Puccio e Benedetto, questo mese vi ho mandato un po' meno perché mi hanno levato dalla busta le giornate che non abbiamo lavorato per lo sciopero. Sì, il lavoro che al paese non c'era, qua ce l'ho, eppure qualche soldo, ma questo non è stare bene, non è soddisfazione. E ci sono quelli che hanno famiglia con tanti figli che lavorano con me, che stanno ancora peggio. La miseria se ci nasci non te la levi mai. Per questo facciamo gli scioperi, perché vogliamo stare meglio. Per questo vi scrivo, perché pure voi non pensate di risolvere i problemi venendo qui al nord come ho fatto io. Lo so che restando a casa farete i pastori e i braccianti giornate, ma è importante che sapete quello che vi aspetta se venite qua o all'estero. Il lavoro ce lo devono dare dove siamo nati. Dovete dirle queste cose agli altri ragazzi del paese, che non si devono fare convincere, non devono dare retta alle parole del governo e dei padroni, che poi è la stessa cosa. L'importante è che sapete perché e per colpa di chi in Italia c'è tutta questa miseria e chi invece su questa miseria si arricchisce. L'Italia, dicono che è un paese povero, non può dare lavoro a tutti a casa loro. L'Italia non è un paese povero. Poveri sono gli operai, i braccianti, i contadini, perché così li vogliono far rimanere. Poveri siamo noi, cari Salvatore, Puccio, Benedetto e Tonino, che vi abbraccio con mamma e le sorelle.